aprile 2019, al Grande Fratello 2019 Valentina Vignali fa subito parlare di sé. La cestista influencer nata a Rimini il 30 maggio 1991 è una delle concorrenti del GF16 condotto da Barbara D'Urso. La romagnola, che ora vive a Roma, si è presentata davanti alla famosa Porta Rossa mettendo subito le cose in chiaro: ho una personalità ingombrante che avverte l'affascinante sportiva con 2 milioni di follower su Instagram, finita anche sulla cover di Playboy. E, così, la padrona di casa la mette subito alla prova chiedendole del precedente rapporto sentimentale con il giocatore di basket Stefano Landini, con cui ha avuto una storia di 5 anni, tra alti e bassi. L'esclusiva Vignali ammette, sì, sono anche cornuta, mi mando il gesto delle corna. E poi, capita anche alle migliori. Lei di Cologno, però vuol sapere di più e infanzia. La Vignali. È una storia lunga. In realtà l'ho scoperto tramite lei che non brilla di intelligenza, diciamo così, meglio se mi fermo qui, ammette l'influencer, riferendosi alla soubrette Francesca Brambilla. La riminese, poi, però si lascia andare un augurio al fidanzato Fedifrago, una bella cal punto 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 a di piccione in testa. Chiusa la parentesi amorosa, la riminese adesso ha una frequentazione da 3 mesi con un certo Lorenzo, la Vignali ricorda anche i problemi di salute. Grazie allo sport ho scoperto di avere il cancro alla tiroide. Andavo agli allenamenti e mi veniva da piangere. È stata dura ma ce l'ho fatta, dice l'atleta alta 1,83 m. La star di Instagram recentemente è balzata agli onori della cronaca per aver consigliato al vice premier Matteo Salvini di mostrare il fondo schiena sui social per fare in cerca di like e cuoricini. Così, prima di entrare in casa ha ricordato come fare per aumentare i follower, due cose, la prima è il cibo, postando foto di pizza, spaghetti eccetera, eccetera. La seconda, il lato B, con cui il like è assicurato. La bella riminese ha sempre mescolato basket e spettacolo. Nel settore sportivo ha lavorato sodo, facendo tanti anni di gavetta, prima di arrivare in Serie A2 dove adesso è sotto contratto con l'Atena Roma. Al tempo stesso è riuscita a portare avanti altre passioni, nel 2010 ha partecipato al concorso di Miss Italia Salso Maggiore, arrivando poi in finale. Nel 2011 è entrata nel salotto TV Uomini e Donne come corteggiatrice mentre nel 2012-2013 ha presentato sulla 7 il programma sportivo Sotto Canestro per poi passare a Sport Italia dove si è occupata di sempre basket. Campagne pubblicitarie, opinionista nei salotti della D'Urso, commentatrice di Ciao Darwin e altri ruoli nel piccolo schermo prima di tuffarsi nell'avventura del Grande Fratello dove, a giudicare dal suo ingresso, la Vignali lascerà il segno.